Allora, iniziamo con la parte pratica. Quindi, una volta aperto il modello, quindi una volta aperta la console di OMS, è aperto il progetto sempre qui dalla casella in alto, vi si apriranno appunto le due schermate dei modelli, Priestly Taylor e Pellman Montith FAO. Se così non dovesse essere, come vi ho detto durante pochi minuti fa, potete andare qui in Open Simulation e si aprirà praticamente la cartella madre, cioè la cartella del progetto. Dentro proprio Transpiration voi trovate i due sim file dei modelli, quindi basta cliccare su uno e aprirlo e si aprirà appunto. Ovviamente a me si è riaperto, si aprirà il sim file che volete. Allora andiamo a Priestly Taylor. Allora, come abbiamo visto poco fa, dobbiamo noi sicuramente inserire una data di inizio e una data di fine simulazione, che anche in questo caso, attenzione, devono essere all'interno delle nostre serie temporali. Quindi, per esempio, considerando che un file di input è la temperatura. Allora, noi ci posizioniamo nella cartella in cui abbiamo i dati. Vedete che la cartella data, come la troverete nel progetto, presenta due cartelle, Cavon e Rioressi. Noi per ora stiamo lavorando con la cartella dei dati del Cavone. Se volessimo lavorare con quella del Rioressi, semplicemente qui basta inserire Rioressi. Vi faccio vedere. Una volta inserito qui Rioressi, nel momento in cui lui andrà a cercare la temperatura dell'aria, il file della temperatura dell'aria, cercherà data, poi Rioressi, quindi si posizionerà qui, Rioressi. E qui cercherà il file ART, che in questo caso non si chiama ART, ma si chiama Rioressi Temp. Quindi attenzione poi a cambiare il nome dei file, o se volete proprio fare un modello automatizzato al 100%, date tutti gli stessi nomi, così cambiando semplicemente il nome del sito non dovete cambiare più nulla. Comunque, a parte questo. Allora, lavoriamo intanto sul cavone. Quindi qui scrivo cavone, ID1 perché stiamo lavorando con un solo sottobacino e quindi l'ID deve essere 1. Dopodiché, prima di guardare i parametri, vediamo che date dobbiamo inserire per la simulazione. Quindi apriamo un file di temperatura, per esempio, e vedete che questo file è un file lunghissimo e potete scegliere se fare delle simulazioni piccole o delle simulazioni più lunghe. In questo caso, per esempio, ho scelto di fare una simulazione per 2 anni, però comunque la data di inizio e la data di fine dipende dalle serie temporali che riuscite a trovare voi. Per le vostre stazioni o per come decidete di effettuare la simulazione. Quindi, comunque, data di inizio e data di fine devono essere sempre all'interno del file CSV. Questo è importante che sia chiaro. Quindi, una volta scelte le date, siamo sicuri che ci sono, andiamo ai parametri, parametri che sostanzialmente lasciamo uguali, perché alfa rimane questo. Il Gmorn e Gnight li lasciamo pari a 0,35 e 0,75. Dopodiché qui abbiamo i percorsi per la lettura dei file. Ovviamente se per esempio il file ART l'ho in un altro posto, farvi vedere che questi file voi li potete modificare in base a dove avete voi i dati. Quindi se io per esempio questo file ART ce l'ho qui, per esempio, quindi ce l'ho dentro la cartella data, basta semplicemente cancellare qui e
il dollaro site. Cancellando il dollaro site, lui sa che ART si troverà dentro la cartella data. Quindi potete modificare questi percorsi come volete. Però questo è sicuramente una, diciamo, un'organizzazione dei percorsi in modo tale da avere tutto anche più organizzato e sistemato. Quindi inseriamo l'ART, la temperatura, la radiazione netta che già trovate nella serie temporale, ma come vi ho detto prima, venerdì vi spiegherò come calcolarla, questa net. Poi abbiamo il file della pressione e infine il file del calore latente dal suolo. Ora, nel caso in cui voi per la stazione Tal dei Tali, abbiamo dato un nome a questa stazione, per la stazione Tal dei Tali non avete i dati, per esempio non avete i dati di pressione, quello che potete fare è inserire un file con tutti i Nota Number. Perché? Allora, questi modelli hanno sempre necessità di leggere un file. Quindi anche se voi non avete i dati, però qualcosa dovete dargliela. È per questo che all'interno anche della, per esempio, della, del cavone, io qui ho un file NaN. Sì, cavone NaN, che è semplicemente un file con tutti i meno 999. Ora, se utilizzate un file del genere, per favore, state attenti che il numero sia esattamente meno 999 e non meno 999.0, perché se c'è punto 0 il modello non gira. Lo so, è una cosa un po' assurda, però per il momento c'è questo problema. Quindi state attenti che nella serie temporale ci deve assolutamente essere meno 999. E in questo modo io qui posso benissimo mettere cavone NaN all'interno di, invece di press, io scrivo cavone NaN e lui leggerà il file con tutti i meno 999 e di conseguenza prenderà il valore di default. Questo vale per tutti i parametri, tranne che per la temperatura e la radiazione, perché senza temperatura e senza radiazione l'evapotraspirazione non si può calcolare. Quindi voi potete avere un Nota Number e quindi non avere dati per quanto riguarda il solid flux è la pressione atmosferica, ma per temperatura e radiazione no, perché senza queste due grandezze neanche ci sarebbe evapotraspirazione, quindi il modello comunque non gira. Ok, dopodiché anche qui abbiamo i percorsi per gli output, che vedete saranno nella cartella output site, quindi cavone. Andiamo a vedere. Quindi questa è la cartella del progetto, avete la cartella output e qui avete sia la cartella cavone che Rioressi, perché io già ho fatto un po' di prove. Quindi dentro la cartella cavone si scriveranno questi file, latent heat PT ed evapotranspiration PT. Siccome già questi ci sono, li chiamo 27, così ne crea altri, altrimenti anche in questo caso li sovrascrive. Quindi ricordatevi sempre di cambiare il nome al file di output. E per quanto riguarda il nome, siccome io andrò a scrivere tutto nella cartella output per una scelta mia personale, io scrivo sempre latent heat PT per ricordarmi che è Priestley Taylor e differenziarlo poi dagli altri modelli. Voi potete, diciamo, siete liberi di salvarli in altre cartelle, di mettere il nome per intero, siete liberi di fare come volete. Quindi facciamo girare il modello, vediamo se gira. Sta girando. Vedete che ha fatto una simulazione di 2 anni in 5,87 secondi, per farvi capire quanto è veloce. Ok, quindi noi abbiamo questi output. Vediamo se ci sono. Ci sono. Latent heat PT 27 ed evapotranspiration PT 27. Per la visualizzazione, così come abbiamo fatto con Richards, abbiamo creato dei notebook per la visualizzazione degli output. Quindi aprendo Jupyter Lab, posizionandovi nella cartella del progetto,
e andando in Jupyter Notebook vedete i notebook per la visualizzazione in questo momento di Brisley Taylor e Pelma Montit, e poi i notebook che vi ho inserito anche qui per la creazione e per la formattazione delle serie temporali. Andiamo in Brisley Taylor. Allora, il notebook di Brisley Taylor, così come anche gli altri notebook, sono molto descrittivi anche dal punto di vista teorico e dal punto di vista delle unità di misura delle grandezze, dei dettagli dei file di input e di output. Sono le stesse informazioni che trovate nelle slide, ma ve le ho lasciate anche qui, così come aveva fatto Michele, che è un dottorando del professore Rigon, che si è occupato appunto a parte di Prospero, ma anche dell'ottimizzazione poi di questi modelli, per comunque darvi queste darvi ulteriori o comunque ricordarvi queste informazioni. Allora, vedete già qui nella prima slide, nella prima parte, quanto Brisley Taylor sia appunto semplificato dal punto di vista dei file di input, per esempio rispetto a Prospero. Comunque sia. Allora, qui trovate una documentazione completa del modello per quanto riguarda la formulazione del professore Formetta. Quindi queste sono comunque delle celle descrittive che vi consiglio di leggervi, però come vi ho detto non vi sono, vi sono le stesse informazioni che vi ho riportato nelle slide. Andiamo alla parte pratica. Quindi importiamo al solito le librerie. E con GeoFrame Vicenza, io in questo momento sto lavorando con GeoFrame Vicenza e funziona. Dopodiché prendiamo il nostro percorso file, settiamo la cartella cavone, quindi se stiamo lavorando sul cavone, qui lasciamo cavone, altrimenti cambiamo il percorso file. Quindi, una volta che siamo in cavone, vediamo che qui vi sono diversi file. A noi quello che interessa, innanzitutto vediamo l'evapotraspirazione che abbiamo calcolato adesso, quindi evapotranspiration PT 27. Okay, non sono tutti zeri, all'inizio sono zeri. Scusate le canzoni non melodiche, ma allora, quindi facciamo un plot. Ci sta un po' perché considerate sono 2 anni. E questo è il risultato dell'evapotraspirazione in millimetri, attenzione, vabbè, lo capite anche dai valori che ci sono, in millimetri data col modello di Brisley Taylor. Ora, una cosa molto interessante che ha fatto Michele è quello di poter definire una finestra temporale e vedere cosa succede in quella determinata finestra temporale. Questo lo fate definendo una maschera e definendo la data di inizio e di fine della maschera. Ovviamente date che devono essere sempre contenute all'interno del file. Cioè se io qua gli metto 2004, per intenderci, lui non funzionerà. Come funziona? È impossibile. Infatti, mi sta venendo un colpo. Non funziona perché appunto no numeric data to plot, cioè la data non esiste. Quindi il 2014 sono sicura che c'è perché la simulazione va dal 2013 al 2015. E qui abbiamo un plot dell'evapotraspirazione secondo appunto la formulazione di Brisley Taylor per un giorno. Dopodiché vi è anche la possibilità di fare il plot del calore latente che ovviamente avrà lo stesso andamento identico dell'evapotraspirazione, perché la differenza tra evapotraspirazione e calore latente è semplicemente la costante del calore latente, quindi non cambierà nulla se non dal punto di vista numerico e poi dal punto di vista dell'unità di misura della grandezza, perché il calore latente è espresso in watt sul metro quadro.
E qui ho concluso la parte di visualizzazione degli output di Prezi Taylor. Se ci sono domande. Sì, solo un'osservazione qui, e non so se vi abbiamo condiviso quei notebook in cui andiamo a calcolare le serie temporali e le rappresentiamo con lo slider, cioè con una finestra che si può Sì. Sì, allargare o restringere. gliel'abbiamo condiviso, prof. È il primo, no, proprio il Ecco, primissimo nel caso. notebook che abbiamo dato, che si chiama Test GF. In quel caso voi per le serie temporali, invece di rappresentarle come vi ha mostrato con Z-Quale, potete anche rappresentare attraverso quelle funzioni che diciamo sono molto comode, perché se con Z torna su un attimo sull'output, quello tutto completo, questo qua, questa è una curva praticamente difficilmente intellegibile perché è tutta piena di dati. Non è che abbiamo colorato. Che abbiamo colorato sotto tutto il sotto praticamente i massimi della curva, e la curva è semplicemente l'inviluppo dei massimi. Qui è proprio tutto pieno perché l'evaporazione oscilla ogni giorno da zero fino al valore massimo, e quindi riempie tutto. E quindi potrebbe essere utile usare quell'altro tipo di rappresentazione che poi vi consente di aprire dinamicamente delle finestre. Assolutamente. Vale comunque sempre il fatto che voi sicuramente farete dei grafici e presenterete dei grafici migliori di quelli che faccio io. Quindi da questo Ah, punto di per vista forza. vi lasciamo liberi di fantasticare con i grafici.